ci ho messo giusto un pizzichino sempre sulla palpebra mobile di questo fucsia un po' più intenso e sulla palpebra fissa un po' di coco e un po' di questo qui, io non me lo ricordo perché essendo che sono le ciandine messe nella palette non ricordo bene i nomi. Come liner ho usato questo di Wycon, un'edizione limitata di Wycon, io amo questo. Questo eyeliner perché lo trovo davvero stupendo. Come blush ho usato questo blush di Essence, questa colorazione fucsia, ne ho messo veramente su pochissimo, un cicinino praticamente. E come rossetto ho usato come base questo della Sienna, questo rosa molto della Sienna molto chiaro, più da lucido che d'altro, più come base. E poi ci ho messo poco, ma veramente poco, Candy Yum Yum di MAC sopra, giusto per dare un tono un po' più fucsia, rosato. E come mascara ho usato il blush di Essence, questo qui. Basta, volevo messo veramente un trucco molto molto semplice, più per stare a tema Barbie che per altro. Io non vi parlo del film perché vi voglio parlare un po' di Barbie in generale, che io da piccola amavo Barbie, ma veramente l'amavo tantissimo. Penso che ogni bambina si sia rispecchiata in Barbie, soprattutto poi, io adesso ho 32 anni, soprattutto poi quando, adesso noto che molto meno, Barbie come se fosse andata un po', questi una di Barbie come se fosse andata un po' a scemare, anche perché poi Barbie fondamentalmente ha, è una donna, non è il prototipo di bambola, bambolotto con cui giocare. Se sentite dei rumori sottofondo, scusatemi, non è il prototipo di bambola, bambolotto con cui giocare, ma proprio una donna. Molte addirittura si sono rifatte quanto come Barbie, il viso, i lineamenti, il trucco. Un'icona. Che noi bambini magari aspiravamo a diventare perché Barbie è bellissima. Io avevo tantissime Barbie e mi dispiace che non ne ho più trovate, altrimenti ve le avrei fatte vedere. Non so se le ha buttate via mia madre o se semplicemente in un trasloco sono andate perse. Avevo Barbie con i capelli lunghi, io amavo vestire le Barbie, vestirle, acconciarle, mettergli le scarpe, poi quei trucchi e quelle labbra rosa Barbie, infatti ancora oggi diciamo il rossetto rosa Barbie e quei capelli biondi, belli boccolosi, un po' la mia amica Cristiana la ricorda. Ciao Cristiana Carpentieri, andate a vedere anche qualche suo video, un po' forse lei me la ricorda Barbie bionda, con quei capelli lunghi, magari quando si mette quei rossetti barbeschi, quel bel rosa. E io amavo, io adoravo tantissimo la casa di Barbie, ma i miei non me l'hanno mai comprata perché costavano a sproposito. E c'era una mia amica che ce l'aveva, io andavo a casa sua sempre e solo per giocare con questa casa di Barbie. Adoravo il camper di Barbie, Ken, poi c'avevo il cavallo, c'era Barbie col cavallo, io proprio le amavo. Mi mettevo lì ore e ore a giocare perché ne avevo tantissime. Infatti è una cosa che mi dispiace tanto perché non sono riuscita a recuperare neppure una, neanche una. E tant'è che qualche annetto fa mi sono follemente incavolata con mia madre. Poi c'è un'altra youtuber che fa la collezione delle Barbie che è Makeup per Passione. Ciao Mary, a cui mando un bacio, che ha tantissime Barbie da collezione. E quelle annuali sono stupende, spesso ho visto delle foto e sono davvero davvero meravigliose, tanto che sono un po' ogni tanto mi lascio affascinare da quello che potrebbe essere collezionare le Barbie. Forse se invece di avere avuto un figlio maschio, mio figlio maschietto, avessi avuto una femmina, sicuramente l'avrei riempita di Barbie. Tant'è che quest'autunno nella collezione di The Zenis c'è stato il pigiama di Barbie, ero tentata di riprenderlo e mi sono pentita veramente tanto di non, anche perché adesso non l'ho più trovato,
adesso lo prendo, poi lo prendo quello che l'ho più preso e mi piaceva davvero, era molto carino quel pigiama di Barbie, come tutte le cose di Barbie, perché io l'ho sempre adorata, per me è sempre stata un'icona. E quindi quando Veronica mi ha proposto questa collaborazione che parlava di Barbie, ovviamente lei la interpretava come make-up piuttosto che come outfit, io invece no, ho deciso di parlare e spero che a lei poi non le dispiaccia. Veronica, spero non ti dispiaccia, insomma, questo mio cambio, di voler parlare poi proprio di Barbie, di quello che è stato per me la mia infanzia e il giocare con tutte queste Barbie. Lei aveva assegnato ad ognuna di noi un film. A me aveva assegnato Barbie Pollicina, perché poi di Barbie ci sono stati diversi film, diverse interpretazioni, anche le bambole, per esempio c'è Barbie Rapunzola, cioè Rapunzolo, Barbie quella sirena, cioè veramente ce ne sono tantissime. E prima io notavo questa cosa, che c'era tantissima pubblicità dove c'era il camper di Barbie, la casa di Barbie, il ranch di Barbie. Io proprio bramavo queste cose che all'epoca costavano, c'ho un capello, che all'epoca costavano pure un botto. Quindi ovviamente se mia madre mi comprava una Barbie, non è che mi poteva comprare in casa, palazzi e tutto di Barbie, perché era impossibile. E quindi quando Veronica mi ha proposto questa collaborazione sono stata davvero entusiasta, ma più come mia interpretazione personale di Barbie, perché l'ho sempre amata, mi è sempre piaciuto stare con le mie amiche, lì a giocare con le Barbie, a cambiargli le scarpe, a fargli le acconciature, addirittura ce n'erano certe che si intercambiavano i vestiti, cioè potevi, poi anche se non si intercambiavano le spogliavano il vestito, gli facevo le trecce, ne avevo una che era proprio Barbie, insomma, che si facevano le acconciature dei capelli, c'erano mollettini, elastici, insomma, tantissime innumerevoli cose. Io spero che questo video, pur non essendo un video solito, perché di solito un video ASMR non è che parli di Barbie o di, che ne so, di giochi per bambini o. Oltre a questo, sicuramente insieme alla mia amica Cristiana faremo anche quello di Alice nel Paese delle Meraviglie, sempre a interpretazione, cioè capendo che cos'è per noi Alice, che cosa rappresenta, visto che per me io amo Alice nel Paese delle Meraviglie. Da piccola adoravo Barbie, perché per me, vi ripeto, era come un'icona, anche un'icona di bellezza, se vogliamo. Dicevo prima, visto che non rappresentava le bambole, ma una donna, e secondo me è stata proprio una svolta delle bambole, insomma, agli anni, poi con Ken, poi man mano ovviamente si sono modificate rispetto alle prime Barbie, fino ad arrivare ad oggi, che sono strepitose. E così sarà anche con Alice, questa visione mia, più che in realtà quella del film o quella del cartone, ancora di più la prima Alice, quella del cartone animato. Io spero che queste tipologie di video ASMR vi possano piacere, vi rilassino e non vi sgocciano, insomma, non vi scocciate nel sentirmi sempre parlare, blaterare. E, mi è piaciuto anche, ecco, fare un po' un make-up che possa ricordare Barbie, anche se non mi assolutamente non, Barbie non aveva l'eyeliner, ma io senza eyeliner non vivo. Infatti sto amando quello di Wycon, anche se è un'edizione limitata, spero di trovarlo, spero di trovare questo eyeliner di Wycon, se riuscirò a trovarlo, pur essendo un'edizione limitata, lo voglio riacquistare, così da tenermelo come scorta, perché questo è quasi finito. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, che non vi abbia annoiato soprattutto. Spolliciate in su se il video vi è piaciuto, se volete che vi parli ancora di cartoni animati, magari di qualche cartone della Disney, ditemi voi, sapete che i miei video sono per voi, soprattutto con gli ASMR, dove spero che voi veramente vi rilassiate e sono contenta quando mi dite che tipologia di video volete vedere. C'è un giveaway aperto, se vi fa piacere partecipate al giveaway, ne sarò davvero contenta. Iscrivetevi al canale.
voi lasciate in su se il video vi è piaciuto e commentatemi, commentatemi, commentatemi. Io mando ancora un bacio grosso a Veronica del canale e del gruppo di Facebook, entrambi si chiamano Oratoria Incantata. Ovviamente giù nell'info box vi lascio il link di tutti i canali delle